Don Antonio Coluccio, il sacerdote scomodo alla criminalità e alla malavita organizzata e quindi da eliminare, è il testimonial della 32esima edizione del Premio Nazionale per la Legalità e l'Impegno Sociale e Civile Paolo Borsellino. Il Premio Borsellino mi mette al centro soprattutto l'emergenza educativa di oggi, che i giovani sono un dono e non un problema, e allo stesso tempo cerca di tracciare un pochettino la strada, quindi a una città che non si commuove soltanto, ma che si muove e che prende atto di ciò che è accaduto e insieme alle forze di polizia, insieme alle agenzie educative del territorio, perché cerca di affermare comunque quello che è il bene comune e il bene dei nostri ragazzi e di questo territorio, perché questo territorio è un territorio bellissimo e deve essere amato, e come dire, e questo amare questo territorio significa responsabilità, passione e amore. Don Coluccio questa mattina a Pescara con il sindaco Carlo Masci e il presidente di Fondazione Pescara Abruzzo Nicola Mattoscio ha seguito la conferenza di presentazione degli eventi del premio in programma in provincia di Pescara. Abbiamo raccolto le esigenze del territorio e fatto un programma ad hoc affinché la scuola e tutte le associazioni di riferimento potessero avere una buona occasione per incontrare, per parlare, per darsi appunto da fare. Le dipendenze da un punto di vista chiaramente delle sostanze stupefacenti, ma anche quella affettiva, ma anche quella dei social network e quindi dell'abuso della tecnologia. Cerchiamo di essere vicini alle persone, ai cittadini e ai più giovani. Crediamo di riuscirci ormai da 32 anni. Tema per il 2024 è il fresco profumo di libertà, declinato e contrapposto al puzzo delle mafie, come ben esemplifica il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Sospiri. Oggi un mafioso in Italia sa che vive braccato e che prima o poi la giustizia inevitabilmente arriverà, e le nuove generazioni nel sud Italia, nel nord Italia, ovunque crescono con l'idea che dire mafia vuol dire pronunciare una delle parole più dispregiative che possa esistere al mondo.